è stato inaugurato il ponte che attraversa il fiume Sangro nelle vicinanze del centro turistico Castel di Sangro. L'infrastruttura, costata circa 338.000 euro, servirà a collegare la cittadina e il suo parco urbano con la zona della Maddalena, sede dell'omonimo convento sorto nel XV secolo. Il ponte è un investimento importante per l'area, in quanto serve a congiungere il tragitto di una pista ciclabile lunga 15 km che parte dal paese e arriva a Scontrone, situato al confine con il Molise, comune noto per il centro di documentazione paleontologico. Per quanto riguarda il sistema ciclopedonale, noi siamo soggetti attuatori della misura generale determinata dalla Regione Abruzzo e denominata sistema ciclopedonale Alto Sangro Valle del Sagittario. In questo caso noi stiamo già elaborando le progettazioni per giungere a un esecutivo che possa chiaramente definire quella che è la previsione del progetto generale, collegamento alla Valle del Sagittario, quindi Scanno e Villalago, con l'altopiano delle 5 miglia, quindi Roccaraso, a discendere verso Castelzano. L'investimento più importante riguarda quindi la pista, che è stata finanziata da circa 2 milioni di euro di fondi pubblici. L'opera poi si inserisce nel quadro di un progetto più ampio, che coinvolgerà tutto l'Alto Sangro fino a raggiungere il comune di Scanno. È un'iniziativa che rappresenta sicuramente l'avvio di una nuova era, che è l'era della mobilità sostenibile, che è l'era del ciclo pedonale dell'Alto Sangro e mi auguro davvero dell'intera regione Abruzzo. Senz'altro è la dimostrazione che quando c'è una classe dirigente lungimirante e capace le cose si possono e si riescono a fare. Regione Abruzzo ha sostenuto questa impresa e sosterrà i prossimi progetti di ampliamento e di sviluppo di questa rete. Peraltro il nostro obiettivo a lungo termine sarà quello di fare in modo che tutta questa ampia rete ciclopedonabile che si sta sviluppando nelle aree interne possa collegarsi con la rete che stiamo realizzando e terminando lungo l'Adriatica, quindi la ciclovia adriatica, e fare in modo che così il turismo sulle due ruote possa trovare in Abruzzo un punto di riferimento di eccellenza e possa portare qui nuovo interesse e nuove attività. Hanno partecipato alla manifestazione anche gli studenti delle scuole della città, l'ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e o Relazionale, l'ASCIA, Associazione Sci Handicap Abruzzo, la Guida Mountain Bike Abruzzo e l'Associazione Amici a Quattro Zampe.